Amici di Onda Libera, oggi siamo con Frida Neri che si occupa di consulenza filosofica. Frida, ci spieghi di cosa si occupa questa disciplina? Ma in realtà si tratta di un ritrovamento dell'antica funzione della filosofia di essere maieutica, no? Quindi di portare da dentro ciò che ci caratterizza e ciò che magari non sappiamo di sapere o che non sappiamo di essere. Quindi è un lavoro che è inerente alla filosofia da sempre. Naturalmente fuori dai contesti accademici questa cosa è ancora più valida. La filosofia diventa qualcosa che ci serve per essere consapevoli su molti livelli, quindi non solo un livello mentale, ma proprio consapevoli e centrati attraverso i testi dei filosofi, naturalmente, ma anche attraverso degli esercizi, proprio dei piccoli escamotage per entrare in contatto con se stessi sotto delle forme che solitamente non si hanno. Sei cantante, come si possono sposare le due cose? Quello che si sposa è soprattutto l'operazione di pulizia della perla. Per questo simbolo intendo ciò che ognuno di noi ha dentro, che si porta, ripeto, su vari livelli, quindi il livello delle idee, il livello delle emozioni, il livello dei valori, il livello delle proprie credenze, dei propri paletti, no? Quelli esistenziali che non vogliamo che vadano mai via. Hai svolto anche consulenza filosofica all'interno delle carceri. È un'esperienza meravigliosa, io sono molto contenta e grata perché quello che vivo e quello che mi fanno vivere questi incontri e queste persone è qualcosa di veramente grande. Si tratta di un percorso di 12 incontri in cui affianchiamo sia dei temi dall'amore al dolore, si passa dalla giustizia poi in carcere all'inquietudine piuttosto che alla vendetta. Questo cammino che è sul tema si accosta anche a un cammino che è sul modo di stare insieme, di fare gruppo quasi di studio, gruppo di discussione, quindi l'ascolto attivo, consapevole, la discussione che preveda il conflitto ma lo sappia gestire invece che magari fuggirlo oppure portarlo ai suoi massimi livelli. Quindi un percorso appunto articolato che passa dai temi anche alla modalità, perché siamo, insomma, soprattutto come siamo, non è tanto cosa diciamo e cosa facciamo, ma è soprattutto il come lo facciamo o lo diciamo. E i detenuti come rispondono a questo tipo di attività? Cioè sono gasatissimi, ma sono bravissimi. C'è un gruppo molto vivo che ha il coraggio immenso, e veramente lo dico senza retorica, di mettersi in discussione totale e mettersi in discussione anche con i propri, insomma, sentimenti. Cioè non è facile ammettere di essere, non so, in un certo modo e togliere il velo e farsi guardare dagli altri. Questa cosa è un grandissimo insegnamento perché probabilmente in un contesto normale questo non succede, invece qui succede ed ha una forza veramente grande. E in questo contesto è realizzato anche uno spettacolo, vero? Con il poeta Loris Ferri. Il Canto degli Emarginati è stata, diciamo, la goccia che mi ha fatto entrare in carcere, perché era un mio desiderio poter fare un concerto e poi poter portare poesia e musica insieme. Il titolo è Il Canto degli Emarginati ed è uno spettacolo di lettura concerto con Frida Neri e alla chitarra Antonio Nasone, ed è tratto da un romanzo in versi che ho scritto, che ha per titolo Rom, che in lingua appunto romani significa uomo. E in realtà in questo contesto delle carceri in cui abbiamo già portato il progetto, si affronta molto bene il tema della diversità, del confronto con l'altro, ed è una possibilità che si ha di raccontare e di raccontarsi, e viene visto veramente come la possibilità di dar voce a chi voce non ha, perché il protagonista è un suonatore zigano a cavallo tra due mondi, e quindi per una volta si sentono, come dire, anche loro all'interno di un mondo che gli appartiene per la prima volta, cioè l'emarginazione che diventa il fulcro di un movimento e quindi di una serie di sentimenti che si muovono all'interno di un contesto. E questo appunto è il punto di partenza, per cui poi da qui si è partiti anche per far sì che i carcerati poi raccontassero le loro esperienze in maniera, come dire, non retorica, e quindi togliendo anche quel velo un po' di sia di paura ma anche di superficialità che uno ha all'inizio, anche nel potersi esprimere e raccontare senza muri o senza sovrastrutture. Grazie allora. Grazie a voi. Grazie a voi.